L'ultimo turno di campionato ha riaperto uno scenario che sembrava superato. Il Pescara può fare ancora un pensierino al terzo posto ed ha chance ancora più concrete per il quarto. Per migliorare la classifica però servirà vincere domani sera a Pistoia contro gli arancioni di Marco Alessandrini, a loro volta in zona play-out, bisognosi dei 3 punti per sperare nella salvezza diretta o, alla peggio, per avere il fattore campo nel ritorno dei play-out. Punti pesantissimi quelli in palio al Melani, stadio dove il Pescara non gioca dal 14 dicembre 2008, quando i biancazzurri di Nanu Galderisi pareggiarono 2-2 dopo essere passati 2 volte in vantaggio con Felci e Zeitulaev, per poi subire le reti di Bellazzini e Guerri. Nell'impianto toscano i precedenti parlano a favore della Pistoiese, vittoriosa 4 volte a fronte di 3 pareggi e 2 vittorie del Delfino, una in Coppa e l'unica in campionato in Serie B, il 12 novembre 95 firmata di Gian Natale con Franco Oddo in panchina. Del novembre 2000 l'ultima vittoria arancione con gol partita dell'ex Lambertini, una Pistoiese guidata da Beppi Pillone che aveva in campo Andrea Barzagli, Ciccio Baiano e Mino Bizzarri. Chiusa la parentesi a Marco Orda, la stretta attualità racconta di un Pescara che recupera Memushai, che ha superato l'influenza. Arginata l'emergenza a centrocampo, Derisio è squalificato e per la sua seconda gara Luciano Zauri si affiderà a Pontisso in regia, affiancato da Pompetti e Diambò. Tutti con qualche acciacco, ma bisognerà stringere i denti. Out anche Zappella, in difesa toccherà Cancellotti e all'ex Frascatore sulle laterali, Drudi è in grosso al centro, conferma per il trio davanti Dursi e Clemenza ai lati di un altro ex Ferrari. 37 presenze e 13 gol in arancione nella stagione 17-18. Sarà a disposizione in panchina il baby delle Monache, in arrivo da Coverciano dove si trova per il raduno della Under 17 del selezionatore Bernardo Corradi. Nella Pistoiese assenza pesante sarà quella del centravanti Vano, squalificato. Fari puntati su Miloš Bocic, di proprietà del Pescara e che proprio a fine gennaio è stato ceduto in prestito ai toscani, e ora l'attaccante più in forma e principale minaccia per il Delfino. Al suo fianco uno tra l'abruzzese Di Massimo e l'extramano Pinzauti. Per il resto si va verso la conferma del 3-5-2 con cui il tecnico Alessandrini ha battuto il Modena e sfiorato il colpo a Gubbio, col figlio e fratello d'arte Portanova a dirigere la difesa, Mezzoni e Martina Quinti, Folprecht e l'esperto Suciu a sostenere la regia di Marcucci, direzione di gara a Mario Davide Arace di Lugo di Romagna, che non ha precedenti col Pescara, 1 con la Pistoiese, vittoria 1-0 sul Pontedera nel novembre 2020.